Ti sei mai chiesto da dove proviene la paura degli insetti? Guarda questo video e lo scoprirai. L'entomofobia è una paura intensa e duratura per qualcosa che non rappresenta una reale minaccia, ma che comunque ci porta ad uno stato di ansia incontrollabile. Può diventare un problema quando viene vissuto in maniera esagerata, come nel caso delle fobie. Essa può manifestarsi in diversi modi, ad esempio la paura anticipatoria dovuta al sol pensiero di vedere gli insetti, la paura di essere morsi, punti o ancora peggio di essere toccati, il timore di ammalarsi dalle punture di questi esseri o addirittura di morire al solo tocco. Questi piccoli esseri possono trasmettere talmente di quell'ansia che in alcuni soggetti può scatenare degli estremi attacchi di panico, la quale è difficile superare. Nel mondo ci sono tantissime specie di insetti molto temibili, ma per toccare ancora di più la vostra sensibilità vi parlerò delle 5 specie più pericolose che abbiamo proprio vicino a noi, in Italia. Uno dei più pericolosi è senza dubbio il malmignatta, detta anche vedova nera mediterranea. È uno dei pochissimi ragni dal morso potenzialmente letale presente nel nostro paese. Si riconosce da 15 macchie rosse. Se è disturbata la femmina di questa specie, può mordere iniettando un veleno neurotossico e ciò provocherebbe diverse reazioni. Poi ci sono gli scorpioni. Tra i più temuti ne esistono circa 2100 specie nel mondo, di cui un'ottantina sono dotate di veleni potenzialmente letali. Nessuna di queste però abita nel nostro paese, ad eccezione dello scorpione giallo comune, originario della Spagna, si dice sia stato introdotto nel nostro territorio. È dotato di un veleno particolarmente doloroso e pericoloso, capace di causare febbre elevata per diversi giorni e in rari casi le punture si rivelano mortali. Poi c'è un ragno di cui abbiamo già sentito parlare negli ultimi tempi, è sicuramente il ragno violino, apparentemente innocuo, ma potenzialmente letale. È piuttosto piccolo, ma a renderlo pericoloso è il suo veleno. La cosa più inquietante è che abita su tutto il territorio del nostro paese. Quindi fate molta attenzione a questa specie.
Parliamo poi del calabrone killer. Questa specie infatti è uno tra gli animali più pericolosi con cui si possa entrare in contatto, perché è molto aggressivo. Il suo pungiglione può attaccare fino a 60 volte, chiamando a sé i suoi compagni. Questa specie di calabrone si concentra soprattutto nelle zone dell'Estremo Oriente, ma diversi avvistamenti sono già prevenuti nel nostro paese. Non sappiamo se questa specie ha già invaso questo territorio e se ci fosse. Saremo sempre gli ultimi a saperlo. Le zanzare e zecche, anche loro presenti da sempre nel nostro paese. Entrambe sono pericolose indirettamente, in quanto non iniettano un veleno nocivo, ma possono trasmettere malattie prelevando del sangue infetto da individui diversi. Bene ragazzi, questo video ripugnante è giunto al termine. Spero sia stato per voi alquanto raccapricciante da suscitarvi la giusta quantità di disgusto, da farvi iscrivere al canale e scrivere nei commenti quanto timore o ansia vi ha procurato, e di suggerirmi le vostre paure per portarle nei prossimi contenuti.